Ieri hai diretto la tua prima partita, la squadra si chiama Via Emilia, fa parte dell'entourage, diciamo così, la squadra di punta, la squadra che fa il campionato della Reggio Calcio, partecipa al campionato di seconda categoria. Siete secondi in classifica o primi? No. No, questo ci arriveremo a Basta, fine basta. anno. Sì. Dai, mi dici quali sono state le parole che hai detto ieri nello spogliatoio all'inizio della partita? Oh, i concetti, come ti sei rivolto? Allora, a me non è mai piaciuto il poetismo o cercare di catturare l'attenzione con discorsi, insomma, così Filosofici filosofici. dall'allenatore. Esatto. Io ho sempre creduto nell'allenatore che prima di entrare in campo mi diceva quello che dovevo fare e quello che dovevo meditare durante il riscaldamento. Quindi quando io avevo queste direttive da soldato durante il riscaldamento mi proiettavo a quello che dovevo fare poi durante la partita. Io ai giocatori, come ti ho detto, ragazzi, abbiamo provato delle cose durante la settimana, anche se 2 giorni, ho portato un concetto, un'idea di gioco che hanno sposato, che sono stati veramente eccezionali. L'ho ripetuta ai giocatori sono andati in campo sereni, sciolti, non credo negli urli, non credo in queste cose Ecco, viscerali, no, no. non Com'è c'è la da carina? dire. Sin Capuano, non è alla Capuano. Sono cose che non Non c'è da perdita dire. di tempo. Cioè, anche perché durante la settimana l'allenatore si dovrebbe riposare, Sì. Esatto, no? Anche i giocatori, perché se hanno fatto bene durante la settimana tutto, la domenica devono riposare. l'allenatore non dovrebbe in teoria, è vero, è vero. Marina, tu hai due cose.